Partiamo? Sì. Buongiorno, siamo con il signor Edoardo Zanon, cofondatore e anche curatore del Museo Leonardo da Vinci a Milano. Siamo qui nel cuore della città, l'emblema non solo di Milano ma anche di Italia. Posso dire questo, mi permette? Certo. Ecco, vogliamo sapere perché nasce questa mostra, perché è organizzata in questa maniera, perché dobbiamo venire a visitare Leonardo da Vinci qui in cuore della città? Beh, innanzitutto perché è una mostra bellissima. A prescindere. A prescindere. E in realtà questa mostra nella nostra storia è un caso anomalo. Io insieme ai miei soci, Mario e Massimiliano, abbiamo fondato questa azienda più di 15 anni fa e durante gli anni abbiamo sempre, tra virgolette, esportato i nostri studi, le nostre ricerche sui manoscritti di Leonardo, le nostre riproduzioni delle macchine per altri musei all'estero, ovvero affittavamo la mostra, i nostri contenuti ad altre istituzioni per mostre temporanee di 2, 3, 4 mesi. Questa di Milano, ti dicevo, è un caso particolare perché abbiamo aperto questi spazi che sono del comune di Milano, in Piazza della Scala, proprio dove si trova una statua di Leonardo da Vinci molto famosa. Mi sembrava giusto. Proprio in un posto bellissimo con un afflusso di gente straordinario, proprio in prossimità dell'uomo. E dicevo, questa mostra doveva essere una mostra temporanea come era il nostro schema di, diremo oggi, di business, di 2, 3, 4 mesi. Poi però i numeri qui a Milano sono sempre andati così bene che la mostra di proroga in proroga ha sempre prolungato il suo periodo. Adesso siamo arrivati a, non ricordo esattamente, 6 o 7 anni, comunque qualche anno, e stiamo per raggiungere a breve 1 milione di visitatori. Quindi la mostra non è più una mostra temporanea, ma a noi piace un po' chiamarlo il nostro museo qui a Milano, in Italia. Quindi è un emblema, come l'abbiamo detto, ma anche un orgoglio veramente condivente per questo progetto. E siccome c'è tanta richiesta, a proposito che è partito da essere itinerante, c'è tanta richiesta di arrivare anche appunto sulla zona dei laghi, da noi a Lecco, perché vi vogliamo anche ospitare se ma è possibile. Ma noi dove ci chiamano noi andiamo più che volentieri. Adesso abbiamo in programma anche un'altra mostra probabilmente a Trento, abbiamo itinerato anche in Italia più di una volta. È chiaro che il grosso del lavoro è sempre stato fatto all'estero, però il fatto di essere finalmente qui in Italia a Milano per noi, come dicevi tu, è un grande orgoglio, una grande soddisfazione, soprattutto per questi numeri. Assolutamente, quindi noi lo prendiamo sul serio che vi aspettiamo nella zona Laghi, Lago di Como, a Lecco specialmente. Bellissimo. Per avere la mostra di Leonardo da Vinci, lo prendiamo proprio come nuovo appuntamento, mettiamola così. E io partirei proprio di far capire ai nostri telespettatori qual è stato lo scopo di organizzare questa mostra, perché partiamo di intraprendere certi messaggi, abbiamo visto anche tantissimi oggetti che appunto Leonardo ha realizzato, no? Da questo punto di vista c'è un perché, c'è un messaggio? Sì, c'è un perché a cui noi siamo, io e Mario soprattutto, che siamo le persone che in azienda si occupano della ricostruzione di queste macchine che vedrete, è una cosa a cui teniamo molto. Il grande pubblico oggi, soprattutto in questo 2019, dove ricorre il 500° della morte di Leonardo, c'è un grande fervore intorno a questa figura, però c'è un grande anche problema, il grande pubblico conosce di Leonardo degli stereotipi sostanzialmente, una decina di macchine famose, stiamo parlando di grande pubblico, non di ambiente accademico. E conosce la bicicletta, il carro armato, il paracadute, sono una quantità di macchine che si possono contare sulle dita della mano. In realtà però la verità è un'altra, Leonardo ci ha lasciato migliaia e migliaia di pagine manoscritte, disperse un po' in tutto il mondo, in tutta Europa, a Milano, in Francia, in Inghilterra soprattutto, in Spagna, a Madrid. Cosa c'è? Queste pagine cosa contengono? Contengono una quantità di disegni e di progetti di Leonardo incredibile. E il nostro intento, con il nostro lavoro che dura da tanti anni e qui è rappresentato, diciamo, a Milano
con un gran numero di macchine, è proprio quello di far conoscere al grande pubblico un Leonardo diverso, un Leonardo mai visto, che esula da quelle 10 macchine che tutti conoscono. Quindi la maggior parte delle riproduzioni che vedete in questa mostra sono riproduzioni inedite che fino a qualche anno fa nessuno conosceva. È una grande ingiustizia. È molto interessante questo, ma lo so che ci sono comunque anche altre novità che non si sono mai viste, non solo in questa occasione della mostra, ma in generale non si sono mai viste, e vorrei andare nella stanza per far vedere al nostro pubblico di che cosa si tratta, quindi state con noi perché a breve continuiamo con la nostra intervista.